dimenticato naturalmente. Allora, Nunzia Catalfo e Sara Paglini sono due nostre portavoci al Senato e vi presento, fate parte anche dell'undicesima commissione al Senato, che è la commissione lavoro. Dico bene? Ahimè. Allora, buonasera a tutti, ciao, noi facciamo parte di questa bellissima commissione che è la Commissione Lavoro del Senato e in questo momento, anzi da questa settimana in poi, saremo alle prese con il decreto lavoro. Penso che molti di voi hanno sentito parlare in quest'ultima settimana di questo, è stato discusso alla Camera la scorsa settimana, anzi negli ultimi 20 giorni, e è stata posta la fiducia, come volevasi dimostrare, come avviene da un anno a questa parte per tutta, quasi tutta, buona parte della decretazione d'urgenza che arriva qui in Parlamento, e adesso passerà al Senato. Al Senato, dove si preannuncia un iter, sembrerebbe un iter troppo veloce, cioè si vuole accelerare, liquidare questo decreto in breve tempo. Noi come Movimento 5 Stelle non siamo d'accordo, perché il decreto va ad influire su una tipologia di contratto che è molto importante per i lavoratori italiani e per questo momento molto forte di crisi in Italia. Le tutele quelle poche tutele che erano rimaste per i lavoratori. Nella buona sostanza, cosa succede? Succede che nel contratto a tempo determinato, con questo decreto, all'articolo 1 si elimina l'obbligo da parte del datore di lavoro, cioè che il datore di lavoro avrebbe di inserire la causalità, cioè il motivo per il quale assume il lavoratore. Questo obbligo già era stato in qualche modo eliminato in parte con il decreto Giovannini, il cosiddetto decreto Giovannini, con questo decreto l'obbligo si elimina, la maggioranza intende eliminarlo per ben 36 mesi. Non solo lo elimina per 36 mesi, ma dà la possibilità al datore di lavoro di, nell'arco di questi 36 mesi, di prorogare il contratto per ben 5 volte e di rinnovarlo tutte le volte che vuole. Diciamo che all'inizio avevano addirittura fatto questa cosa per 8 volte, dopodiché nel passaggio della Camera sono riusciti ad arrivare a qualche volta, insomma, 5 anziché 8, ma chiaramente questo creerà un bacino di lavoratori precari praticamente, insomma, se continua così, a vita. Quindi è una proposta che va contro quelle che sono le direttive anche europee, sì, e soprattutto, esatto, contro alcuni principi. Adesso io qui possiamo anche soltanto rifarci all'articolo, per esempio, l'articolo 23 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, che voglio dire è già una buona partenza, che cita: ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. Ecco, noi partiamo proprio da quelli che sono i principi fondamentali, diciamo, che in questi anni si stanno continuamente calpestando, riducendo in gran numero, e tutti quelli che sono stati gli sforzi, le battaglie e quelle che sono state, insomma, il raggiungimento di lotte dei lavoratori, piano piano si stanno assottigliando sempre di più, e questo decreto legge darà praticamente quella che è una mazzata finale al diritto proprio dei lavoratori. Quindi, scusate, è corretto dire che c'è un implemento, cioè si implementa la precarizzazione del lavoro?
Assolutamente sì, perché in Italia innanzitutto non è stata mai applicata quello che in Europa è stato applicato in qualche modo, che è la flex security, cioè la flessibilità più la sicurezza. Quindi cosa è successo? In Italia si è flessibilizzato il lavoro non prevedendo alcun sistema di sostegno al reddito, cioè di aiuto al di sostegno al reddito per quel lavoratore che in quel momento è disoccupato o inoccupato. E continuando a flessibilizzare così tanto, in modo selvaggio dico io, il lavoro, non si fa altro che creare precarietà, perché contemporaneamente non si creano strumenti di tutela dei lavoratori. Quindi è un ennesimo voler flessibilizzare e precarizzare, io l'ho chiamato inno alla precarizzazione, il lavoro in Italia. Questo è quello che sta avvenendo, violando, come diceva Sara, una direttiva, che è la direttiva europea 70 del 1999, che venne emanata proprio a tutela del lavoratore e proprio per evitare l'abuso di contratti a tempo determinato in una successione di contratti a tempo determinato. Quindi è una chiara, a nostro parere, e non solo a nostro parere perché ci sono dei giuristi che la pensano assolutamente come noi, è una chiara violazione della direttiva, è una ulteriore precarizzazione del lavoro in Italia, sicuramente un non rispetto dei diritti sanciti dai lavoratori nella nostra carta costituzionale, e in più andiamo addirittura contro quello che è pensa in questo momento l'Europa dal punto di vista della flessibilità, perché qualche giorno fa, circa 20 giorni fa, un mese fa, è stata qui la Presidente della Commissione Europea Affari Sociali, Berè, che alla quale noi abbiamo posto una domanda riguardo alla flessibilità, le abbiamo chiesto lei cosa pensa della flessibilità, e lei ha risposto che bisogna fare un'azione al ribasso, quindi vuol dire che noi dovremmo, secondo l'Europa, andare indietro rispetto alla flessibilità, e l'Italia invece cosa fa? Precarizza, perché non flessibilizza, precarizza ancora di più e non prevede ancora una volta dei sistemi di sostegno al reddito. Le parole proprio precise, perché qui ci stiamo appuntando tutte le cose in modo proprio capillare. La Presidente Beres, che è la Presidente della Commissione Lavoro e Affari Sociali, praticamente ha proprio detto le testuali parole. È necessario attuare una disincentivazione al ribasso della flessibilità. Quindi, mentre in questo momento in Europa si sono accorti che incentivare la flessibilità non ha portato a quelli che sono i risultati per poter far sì che una società si possa evolvere in modo positivo, ricordiamo che in questo momento in Europa ci sono 25 milioni di disoccupati e in Italia in questo momento ci sono 3 milioni e mezzo di disoccupati, più altri 3 milioni di inoccupati, e forse anche più. E forse di più, stiamo rasentando cifre allucinanti del tipo il 13% della disoccupazione, il 42% della disoccupazione giovanile, cioè stiamo arrivando al paradosso che anche se ci fosse la disponibilità di un lavoro non retribuito, le aziende non hanno da cosa dar da fare, insomma, non è che manca, non è che c'è la difficoltà di flessibilità in entrata, non c'è proprio lavoro, mancano politiche, lavoro. C'è un dato errato riguardo all'occupazione, perché quando l'Istat va a rilevare il dato sugli occupati in Italia, per quello che poi è un recepimento anche di una direttiva, va a rilevare il dato rispetto, cioè considera, quando rileva il dato, occupato anche colui il quale lavora per un'ora alla settimana, e per un'ora alla settimana e anche se non retribuito nel caso in cui lavori in aziende familiari. Quindi quando rileva il dato dell'occupazione, non rileva il dato della precarietà. Ti dice che ci sono 22 milioni di occupati, ma in effetti di questi 22 milioni di occupati bisognerebbe ben capire quanti di questi di 22 milioni sono precari, o sono, che noi li chiamiamo precari perché sono precari.
Quindi scusatemi, per mettere i puntini su lei, bisognerebbe fare ulteriori distinzioni tra gli occupati, intanto, e poi, come dice giustamente Sara, bisogna verificare, cioè non c'è più l'offerta di lavoro, e questo è il problema vero. E appunto, non è che precarizzando il mercato del lavoro, il mondo del lavoro, i lavoratori, che si ha un incremento dell'occupazione. Cioè, si potrà avere, ma sarà un incremento fittizio, perché certamente dando la possibilità di fare così tanti innumerevoli contratti a tempo determinato, dal punto di vista, solo dal punto di vista dell'analisi statistica, apparirà che il tasso di occupazione si è elevato, ma non si è elevata nella buona sostanza l'occupazione, non so se mi spiego. Quindi è fittizio, non si sta lavorando per incrementare, per incentivare l'occupazione in Italia, dando vita all'economia, alla microeconomia locale, e in una visione macroeconomica, cioè rivedendo il piano di sviluppo economico dell'Italia, ma si sta agendo in modo basso, perché per me è un modo basso, direttamente, solo ed esclusivamente cercando di far alzare il tasso di occupazione, e questo è molto molto grave. Molto grave, non porterà a nulla di buono. Non porterà a nulla di buono, perché precarizzare e continuare a flessibilizzare vuol dire non dare la possibilità all'individuo, al cittadino, alle famiglie di avere un progetto di vita, non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche dal punto di vista economico, perché il progetto di vita si compone anche di economia, perché noi viviamo se guadagniamo qualcosa o se abbiamo un reddito. Quindi se il cittadino non ha un reddito, se ancora si continua a precarizzare, l'economia, la microeconomia, come la si vuole incentivare? Come si la si vuole far ripartire? Se questo è il modo, noi non lo condividiamo, è chiaro? Esatto, quindi allora io adesso arrivo a farvi quest'altra domanda, quindi cerchiamo di essere, come dire, esaustivi e chiari su questo punto. Quindi qual è la posizione del Movimento 5 Stelle sul tema lavoro e in particolare su questo decreto? Sara o Nunzia, una delle due? Sì, Beh, intanto queste cose che ci stanno proponendo sono improponibili, quindi per noi, se fosse per noi del Movimento 5 Stelle, il decreto 34, il disegno di legge 1464 non andrebbe proprio preso in considerazione. Cioè, quello che noi leggiamo scritto qua, e questo è il decreto che voi vedete, cioè viene citato disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione. Già quello che vi ho detto prima metterebbe in dubbio la prima frase, cioè la descrizione del disegno di legge, e quindi per noi questa cosa, non, cioè, forse per noi sarebbe abrogato tutto. Ecco, andrebbe ritirato. Andrebbe ritirato proprio in virtù del fatto che l'articolo numero 1 addirittura va contro quelle che sono le direttive europee, quindi proprio, anzi, la cosa che ci stupisce è che nonostante la nostra, diciamo, voce, e già si sa che abbiamo denunciato questa cosa, non si siano fermati, perché anche questa cosa porterà a delle sanzioni. Cioè, noi stiamo preparando e mettendo in atto un decreto legge che verrà molto probabilmente a breve sanzionato, e anche un'altra volta chi la pagherà questa scorrettezza? La pagheremo di nuovo noi italiani, cittadini, anche perché le multe che arrivano non le paga un governo, le paga quella che è una collettività, e quindi questo è un fatto molto molto grave. Cioè, quindi ogni volta che noi arriviamo ad assumere delle decisioni di natura politica, vanno comunque contro la normativa europea, per cui siamo sanzionati, che è un paradosso incredibile, vuol dire che c'è profonda incompetenza oltre a tutto il resto. Non è una sanzione da poco, cioè qua parliamo di una sanzione minima che è stata fissata per 9 milioni di euro, più una penale da 22 a 700 mila euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento. Quindi parliamo anche di sanzioni abbastanza forti. Esatto. Quindi non solo manca il buon senso nel fare le cose, e manca anche la competenza. Perché se poi agevolare chi con questo decreto? Cioè, con questo decreto non agevoliamo né le aziende, né gli imprenditori, né tantomeno i lavoratori. Se poi il pensiero è, adesso io me lo chiedo,
agevoliamo, perché le piccole e medie imprese non sono agevolate da questo, agevoliamo quelle grandi imprese estere che sembrerebbe che il governo voglia attirare in Italia aziende che provengono da nazioni quali la Cina, la Russia, no? Che hanno tutt'altro tipo di diritto del lavoro e che sicuramente non tutelano i lavoratori come in Italia. Quindi se la questione è attiriamo queste aziende rendendogli il mercato del lavoro appetibile, togliendo così le poche tutele che i nostri lavoratori avevano, se questo è il modo e questa è la cosa che vogliono fare, è ancora più errata, perché faranno in modo definitivo, agevoleranno le aziende che arrivano da Cina e Russia, danno non solo gli sgravi fiscali ma anche un diritto del lavoro inesistente, e non agevoleranno e faranno morire le piccole e medie imprese italiane, che ancora di più non riusciranno a competere con queste tipologie dei colossi esteri, delle multinazionali. Quindi, estere. L'intenzione qual è? La nostra intenzione è chiara: lo sviluppo delle piccole e medie imprese in Italia, che sono davvero il nostro know-how, sono quelle che ci hanno la nostra cultura, sono quelle che ci hanno portato come economia ad essere famosi in tutto il mondo, e quindi ci andiamo a riprendere quello che sono le nostre vocazioni e le incentiviamo, e ripristiniamo le tutele dei lavoratori per i motivi detti precedentemente, perché un'economia sana si fa anche sulla tutela del diritto. Diciamo che si sta facendo una corsa al ribasso, ecco, mentre essere le altre nazioni fuori anche dall'Europa a prendere esempio di quelle che sono state le politiche del vecchio continente, là dove poi veramente si è cercato di fare una politica economica e sociale, stiamo facendo una corsa al ribasso, cioè stiamo facendo noi il loro percorso inverso, ci stiamo cercando di togliere sempre di più diritti e tutele ai lavoratori per fare concorrenza a dei colossi che non potremo mai sostituire. E per diventare poi, non so, l'Italia, la Cina d'Europa. Adesso in questo momento la Polonia viene chiamata la Cina d'Europa. Probabilmente qualcuno sta cercando di prendere il primato per far diventare l'Italia la Cina d'Europa. Insomma, non è una cosa buona per i lavoratori. Qualcuno dice che si sta cinesizzando il mercato del lavoro. È questo. È una corsa al ribasso. Vengono tolti di volta in volta i diritti proprio veramente conquistati con grandi lotte. Grandi lotte fatte negli anni 70, quando i lavoratori erano supportati soprattutto da classi politiche che stavano praticamente dalla parte della Costituzione, perché se non ricordiamo male, noi, cioè se vogliamo proprio dirlo, il nostro primo articolo della Costituzione si rifà a quello che è il mondo del lavoro, dando come diritto il lavoro per il cittadino italiano. Cioè noi stiamo praticamente smantellando pezzo per pezzo anni di lotta e di guerra per il lavoro e per il cittadino. Certo, allora adesso vi leggo un commento di un nostro amico che partecipa nella chat della cosa e dice: forse qualcuno è molto più giovane di me, nel 1994 il PD, visto le elezioni, hanno dato a tutti i lavoratori un rimborso, una tantum di 350.000 lire per votarli, ma hanno fallito e ha vinto Berlusconi. E questo è tutto ed è il solito giochino del PD. Questo ricorda Briga sulla chat. Ci sono i ricorsi storici, dite? Qua mi ricorda gli 80, qualcosa di nuovo, no? E neanche tanto nuovo, gli 80, i famosi 80 euro che stanno per arrivare, che non risolveranno nulla rispetto a quello che è la situazione disastrosa dell'Italia e dei lavoratori in Italia. Allora, la questione qual è? Fare un intervento spot, una tantum che mi sa tanto di campagna elettorale, oppure pensare concretamente a quello che sono i bisogni delle nostre famiglie e di tutti coloro che stanno e vivono, di tutti i cittadini che vivono in Italia? Cioè, che cosa si sta facendo in questo senso? Se a fronte di 80 euro io devo avere, vi faccio l'esempio pratico, di 80 euro in più in busta paga, io devo avere mio figlio precarizzato a vita con un decreto lavoro come quello che ci stanno presentando, e allora io da cittadino consapevole dico di no, perché io voglio avere uno Stato che si prenda cura di mio figlio, che si prenda cura delle persone che hanno perso il lavoro che stanno in un lavoro precario, e qua parliamo davvero del 50% della popolazione in Italia, e che invece lo accompagni per avere una vita dignitosa, quindi un lavoro che è stabile e un reddito stabile.
un reddito stabile, non spot. Esatto, e qui mi offrite ovviamente un grandissimo assist, perché vorrei coinvolgermi e parlare, iniziare a parlare chiaramente del nostro primo punto, del nostro punto fondamentale su questo tema, che è il reddito di cittadinanza. Allora, io adesso vi chiedo, il reddito di cittadinanza, a che punto siamo col reddito di cittadinanza, che riteniamo essere, come dire, quel salario minimo che aspetta chi non ha il lavoro, determinato e regolamentato naturalmente, non per tutti, col quale almeno si può cercare di riavviare anche un'economia di base nelle famiglie senza reddito. Io qui chiudo, perché voglio sentire chiaramente l'esperta, voglio sentire sia te che Sara parlare di reddito di cittadinanza. I dati Istat dicono settimana scorsa che le famiglie senza reddito sono quest'anno arrivate a 1.100.000, quindi sono davvero tante. Allora, sì, sì, faccio una piccola premessa, poi lascio subito la parola Annunzia, che diciamo è la mamma del nostro reddito cittadinanza, perché è la persona che in questo momento può meglio di tutti raccontare il nostro reddito. Allora, faccio un esempio proprio pratico. Noi siamo state questo sabato a Piombino, eravamo davanti ai cancelli della Lucchini, perché in questo momento c'è una grandissima crisi e l'azienda sta praticamente per lasciare a casa tantissime persone. Sono 4.000 i lavoratori fra i 2.300 che lavorano all'interno della fabbrica più 1.700 dell'indotto. Sono 4.000 persone che sono disperate, cioè praticamente quella città in questo momento vive un dramma sociale, perché praticamente andrebbe a sparire tutto quello che è un indotto, un'economia, un'economia di un territorio vero e buono. Ecco, che cosa sarebbe successo se noi avessimo già attuato il nostro reddito di cittadinanza? Praticamente, anche con la spada di Damocle sulla testa, con quello che è un reparto importante come quello del reparto a caldo chiuso, i lavoratori si sarebbero sentiti tutelati da quello che è uno Stato, cioè nessuno si sarebbe posto il problema: mi lascio una casa, da domani non ho un reddito, come faccio a pagare l'affitto, come faccio a mandare i figli a scuola, come faccio a mandare, cioè la disperazione che viviamo oggi non solo a Piombino ma in tutta Italia, perché la stessa cosa sta avvenendo in ogni città, laddove c'è lavoro, laddove si sta perdendo il lavoro, e ricordo che ogni giorno 40 aziende chiudono. Quindi c'è una veramente una moria di posti di lavoro. Se questo reddito di cittadinanza fosse già in atto, innanzitutto avremmo una società tutelata e non disperata. Ricordo che ogni due giorni c'è un suicidio di persone che decidono di abbandonare la vita proprio perché sono disperati per un problema economico. Cioè, un reddito di cittadinanza fa questo e molto altro. Innanzitutto non ci serve più quello che è un ricatto politico, perché oggi come oggi tu non trovi più da lavorare attraverso dei mezzi e degli istituti e delle politiche. Tu oggi lavori soltanto se conosci qualcuno, un amico, qualcuno che ha un'azienda, meglio ancora se hai un amico politico, e questo purtroppo è la nostra realtà occupazionale. E quindi il nostro reddito di cittadinanza farebbe sì che ci fosse veramente un salto di qualità sociale, quello che la stessa Presidente Beres ha richiesto, non più una politica di flessibilità e di economia, ma soprattutto legata a quelli che sono i bisogni sociali dei paesi in tutta Europa. E ora Annunzia va più nel dettaglio. Certo. Insomma, hanno detto, hanno scoperto ciò che tutto il mondo e tutta l'Italia sa, e che purtroppo conosce sulla propria pelle, cioè che ci sono più di 1 milione di famiglie senza reddito, ma avrebbero dovuto dire di più. Ci sono 9,5 milioni di famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà. Quindi questo cosa vuol dire? Che sono famiglie che non spendono, sono famiglie che non si possono permettere di andare a fare la spesa, che non si possono permettere i libri per i propri figli, che non si possono permettere anche di andare a fare un campeggio con i propri figli. Quindi, oltre al fatto che bisogna tutelare, quindi la prima cosa che bisogna fare è tutelare i diritti dei cittadini, immettere una misura con il reddito di cittadinanza incrementerebbe immediatamente la microeconomia, incrementerebbe perché un'immissione immediata di liquidità, e non è vero, è una spesa grande, ma una spesa grande iniziale, e spiego perché.
perché il 22% ritorna quasi immediatamente sotto forma di IVA, perché le persone spendono e quindi ritorna sotto forma di IVA allo Stato. Non solo, ma le imprese si iniziano a muovere, la piccola impresa si inizia a muovere, perché le persone vanno a spendere i propri soldi all'interno, dove? Nei negozi, negli alimentari, comprano un vestito piuttosto che un libro, e quindi si rimette in circolo, si rimette la piccola microeconomia locale, e se l'azienda ha un'entrata, l'azienda probabilmente può pagare il debito al proprio fornitore, perché così gli imprenditori in questo momento vivono questo, non possono neanche pagare i propri fornitori, il fornitore del piccolo imprenditore ha un attimo di respiro e nel giro di qualche anno si rimette in sesto l'economia. Questo va accompagnato con un serio, e noi lo abbiamo inserito anche nel reddito, perché è una proposta molto complessa, fatta di 20 articoli, con un serio piano di sviluppo industriale che si fa attivando gli osservatori, ma gli osservatori non sulla parola, attiviamo l'osservatorio, perché qua attivano le commissioni, l'osservatorio, Italia Lavoro, Invitalia, cioè abbiamo 1000 organi che si occupano, organizzazioni, enti che si occupano di lavoro, e nessuno che fa il lavoro, e nessuno che produce lavoro. Allora invece noi dobbiamo capire quali sono le realtà vocazionali del territorio, progettare per quel territorio anche la formazione, cioè la formazione deve essere coerente. Tu vai in reddito di cittadinanza, io ti do un sostegno, nel frattempo la microeconomia si alimenta, al Ministero e al Consiglio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si fa, e al MISE si fa un serio piano di sviluppo economico d'Italia, cosa che non si fa, non è stata fatta, si capisce quali sono i settori che servono all'Italia, cosa ci serve, la siderurgia la dobbiamo, Piombino si deve tenere o non si deve tenere, deve essere trasformata, si deve cambiare qualcosa, e allora si cambia quello che si deve cambiare, le persone si mandano in riqualificazione, nel frattempo hanno un reddito, l'economia non muore perché continua ad incrementarsi, ad andare avanti, ed è solo così che ce ne usciamo fuori. Se si danno gli 80 euro a spot, si è fatto un regalo, noi vogliamo fare un bel regalo, facciamo un regalo che non risolve, non risolve nella buona sostanza il cancro, scusate se io parlo così, che sta affliggendo la nostra economia. Questo è un cancro, e un cancro va debellato nella maniera corretta. Allora non possiamo dare acqua per debellare il cancro. Per debellare il cancro dobbiamo usare la medicina giusta, e sono tante piccole azioni, non piccole, sono tanti grandi provvedimenti e tante azioni coordinate che non possono essere interventi a spot. Quindi il reddito di cittadinanza vuol dire riqualificazione del territorio, piano industriale serio, redditi alle persone, incentivi alla economia, riqualificazione delle persone, accompagnamento e aiuto all'inserimento lavorativo di queste persone, perché la gente non va abbandonata, perché se tu sei in una situazione di emarginazione sociale, no? Non sai neanche quello che vuoi nella vita, se non hai reddito non mandi figli a scuola, perché pensi ad altro, il tuo pensiero è concentrato sui bisogni primari, cioè sul cibo, sulla casa. Sulla casa, e spesso anche in queste condizioni si rischia di cadere in errori. Pensiamo ai ragazzi che cadono all'interno di associazioni che si occupano di criminalità organizzata, cioè è tutto un sistema che si alimenta negativo e che va contro un sistema virtuoso. Quindi questa nella buona sostanza, poi sono 20 articoli, però dentro c'è anche l'interoperabilità del sistema informativo, cioè è possibile che in Italia sono passati 20 anni, siamo nell'era tecnologica, non solo non si investe in tecnologia, che è quello che dovremmo fare. Quindi scusatemi, il reddito di cittadinanza, se posso riassumere brutalmente, voi potete correggermi naturalmente, rientra comunque in un progetto di riforma strutturale molto ampio che chiaramente si occupa di tantissimi aspetti. Esatto. Non è soltanto il reddito in sé, ma è propriamente una revisione generale di quello che poi è un discorso legato alla produttività e al lavoro. Non è una misura passiva, cioè non è un ammortizzatore sociale che ti arriva e punto, è una misura attiva
che studiata, a cui abbiamo dedicato tanto tempo, che rimette in sesto l'economia, agevola l'imprenditoria, agevola le persone, agevola i bimbi anche ad andare a scuola, cioè ci sono tante misure all'interno. Sfatiamo la cosa che il reddito sia una cosa assistenziale. Non lo è. Perché questa cosa è assolutamente al contrario, anzi è una rimessa in moto di quella che è un'economia locale soprattutto, che rimette in moto quella che è l'economia legata all'80% di quello che è il nostro, diciamo, motore, cioè la piccola media impresa, perché una famiglia o una persona povera, se ha 600, 1000 euro al mese, non è che li mette da parte, ma li investe in piccoli acquisti, alimentari, una qualsiasi cosa di bisogno effettivo della famiglia e della persona stessa. E non solo, una cosa che mi preme dire, perché a volte c'è stato qualche dubbio, mi chiedevano: ma il reddito? Perché il reddito, così come l'abbiamo previsto, è una misura che non solo va ad aiutare le persone che non hanno, sono prive di reddito, ma va ad integrazione di tutti coloro che hanno un reddito più basso rispetto a quello che è la soglia di povertà relativa. Per esempio i pensionati, quindi, minimi. No, i pensionati, cioè adesso Berlusconi si inventa la novità. E dico, dovremmo ricordare alla maggioranza che ci hanno bocciato la mozione sull'aumento delle pensioni, che l'aumento delle pensioni sta nel nostro reddito di cittadinanza, quindi di che cosa parla? Stanno facendo degli spot elettorali belli e buoni, niente di più. E quindi l'integrazione, dicevo, non è solo per i lavoratori dipendenti, ma anche per gli autonomi, che non ce la fanno più a vivere, cioè ci sono i lavoratori autonomi, neanche i piccoli imprenditori, che non hanno reddito zero, e quindi va ad aiutare anche i piccoli imprenditori, quindi l'aiuto è doppio, perché l'imprenditore che non ce la fa più può comunque avere un reddito che gli consente, insieme alla sua famiglia e a tutti, o anche sicuramente, di vivere una vita dignitosa, e contemporaneamente ci saranno tante altre persone che andranno da lui a comprare il pane, ad esempio. No? Assolutamente, qui il tempo, ahimè, è tiranno e fugge. Intanto dalla chat raccolgo davvero tanti complimenti per voi. Una delle domande più gettonate è quella relativa ai sindacati, dice Beppuzzo: altro che sindacati, sentite come parlano queste cittadine, spettacolo, complimenti al 1000 per 1000. Io vi domando, c'è una grave responsabilità, e parliamo del caso specifico della Lucchini di Piombino, dei sindacati. I sindacati dove erano in tutti questi anni, quando si doveva fare un piano industriale, quando si doveva riconvertire l'azienda? Cioè, qual è stato il ruolo dei sindacati, vi chiedo retoricamente. Allora, se posso permettermi, proprio rilanciandomi anche il discorso fatto di Piombino, che 20 giorni prima dalle elezioni hanno tirato fuori il coniglio dal cilindro, la situazione della Lucchini non si sapeva da 20 giorni, da un mese o da 6 mesi, che quell'altoforno avesse, diciamo, una vita X, e che nel 2015 quell'altoforno si fermava, è una cosa che si sa da molti anni, ma anche il modo di produrre acciaio costosissimo con quelle tecnologie obsolete, inquinanti, non è che si sa da oggi, non è che il signor Rossi, il governatore della Toscana, si sveglia la mattina insieme a Renzi e si bene di aver trovato quello che sarà un futuro, un cuscinetto per la città di Piombino. Queste sono veramente delle campagne elettorali che cadono anche nel vuoto. Inoltre, i sindacati che sono lì da sempre hanno firmato insieme a quelli che sono i corresponsabili di questo accordo quadro che hanno fatto, dove praticamente noi ci siamo andati a leggere pagina per pagina, riga per riga, e di tutela vera e propria dei lavoratori della Lucchini non c'è nulla. Niente. Noi l'altro giorno in piazza siamo andati con il nostro documento a farlo vedere a chi era di fronte. Abbiamo messo in rete online, punto per punto, la fragilità e la non consistenza delle soluzioni trovate per i lavoratori stessi della Lucchini. I sindacati lo hanno visto questo accordo quadro, perché loro stessi non spiegano ai lavoratori? Ma questo faccio dire Lucchini come tutta Italia, perché poi la stessa cosa viene da tutte le parti. Ma quando noi vediamo una politica dove i più grandi sindacalisti, cioè coloro che proteggono quella che è una classe dei lavoratori, eccetera, che dopo poco tempo si insinuano in quelle che sono le
i poltronifici, cioè noi abbiamo una storia di persone che sono partiti come sindacalisti, che si sono poi trovati a fare politica. Ne citiamo qualcuno: Bertinotti, presidente della Camera, della CGIL, non so, Cofferati, che è stato prima anche lui parlamentare, poi sindaco di Bologna. Possiamo citare direttamente Marini, che era il candidato presidente della Repubblica di questa legislatura, ed era avallato da PD e PDL, cioè praticamente ci troviamo dentro a un sistema dove alla fine chi veramente fa la parte dei lavoratori non si capisce più cos'è, non si capisce più perché, cioè sono tutte persone che bene o male alla fine trovano altre strade, ma la tutela dei lavoratori, ma noi abbiamo in questo momento in Europa il sindacato più forte, che è quello italiano, con i lavoratori che hanno gli stipendi più bassi, ma qualcuno alla fine, una domanda se la deve fare, se questa cosa è così, abbiamo il sindacato più forte e i lavoratori che hanno gli stipendi più bassi, questo è sintomatico, tra è sintomatico. Dico, c'è una, chiudo un attimo così, una per far riflettere, bisogna stare attenti, lo dico a tutti i lavoratori, e iniziare a capire cosa è avvenuto in Italia, cioè se il sindacato negli ultimi decenni è ancora sindacato, cioè colui il quale dovrebbe tutelare i diritti dei lavoratori, o se si è trasformato forse in qualcos'altro, cioè c'è un conflitto di interessi nei sindacati, e vi lascio con questo, cioè riflettiamo, il sindacato che poi è collegato ai patronati e che possono essere adesso, sono stati abilitati e accreditati per diventare agenzie per il lavoro, cioè possono inserire i lavoratori al lavoro, non hanno un po' di conflitto di interessi? Cioè spesso ci ritroviamo il sindacato che è sindacato contemporaneamente e datore di lavoro. È allora politico. Qua va fatto una scelta, è politico. È politico. Il sindacato deve fare il suo ruolo, cioè tutelare i lavoratori. E non è un caso, aggiungo io, che molti dei segretari dei principali sindacati alla fine entrano in quelle formazioni politiche, specialmente di sinistra e non solo di sinistra. Lo stesso, scusate, Mauro Moretti viene dalla CGIL. Mauro Moretti è la persona, l'amministratore delegato fino a pochi giorni fa delle Ferrovie dello Stato. Adesso è stato premiato. Dopo 32 morti della strage di Viareggio, dopo 11 mesi è stato fatto cavaliere dal lavoro da questo presidente della Repubblica. Ma non solo, si è lamentato per le sue 850.000 euro all'anno quando era amministratore delle Ferrovie dello Stato, ce lo siamo ritrovati amministratore delegato di Finmeccanica. Giusto? Con l'aumento di stipendio. Con l'aumento dello stipendio. Cioè, allora, anche lui, voglio dire, qual è il sistema che regge tutto questo? È un sistema di conflitti e di interessi o è tutto un caso? Lui ha chiesto ed è stato seduta stante accontentato. Esatto, ecco, esatto, ha detto che se ne andava via, se gli davano meno, gli hanno dato di più, giustamente. Sembra veramente una favola. Allora, avrei tantissime domande per voi, naturalmente, vorrei parlare con voi di Alitalia, è notizia di questi giorni che sta fallendo e non si è colta quell'occasione di vendere Air France, quindi ci saranno esuberi ancora maggiori, in termini numerici, naturalmente, quindi avrei veramente tanti argomenti. Leggo un'altra persona in chat che dice invita in Lombardia addirittura facciamo partire la prima fabbrica autogestita 5 stelle per produrre tecnologie green, e qui si riapre un enorme capitolo, perché sappiamo che bisogna ripensarla questa Italia sostanzialmente, esatto. Diciamo la verità. Va rifatto. Che noi se noi investissimo in tecnologia, se noi investissimo in cultura, in nuovo tipo di istruzione davvero, avremmo addirittura la possibilità di ridurre l'orario di lavoro, non di aumentare, perché la tecnologia ci consente, le nuove tecnologie potrebbero consentire all'uomo di lavorare meno, invece ci tengono al contrario col ricatto del lavoro, diminuiscono i soldi, cioè le risorse inserite nella cultura, e quindi le persone diventano ancora sempre più deboli, l'economia diventa sempre più debole, non si investe in tecnologia. Poi abbiamo invece civiltà come quelle indiane che hanno investito e che superano tutti, no? E saranno destinate a superare. Allora, noi vogliamo investire in tecnologia e cultura, rivedere, rimodulare tutto quello che è l'assetto economico del nostro paese, ripensare al lavoro in un altro modo. Dobbiamo ripensare al lavoro in un altro modo. Il lavoro ci deve essere
l'orario di lavoro può essere diminuito negli anni, chiaramente va fatto un percorso, negli anni può essere diminuito, si può ridare dignità e reddito alle persone e vivere con un'economia sana, sana. Ricordiamo l'ultima cosa che forse non abbiamo detto a proposito proprio anche del reddito di cittadinanza, del reddito del cittadino, che l'Italia e la Grecia sono le uniche due nazioni in Europa a non avere questa forma di tutela del reddito, perché questa cosa è in tutte le nazioni, a cominciare dalla Danimarca, dove i lavoratori hanno, cioè chi perde lavoro, vengono diciamo garantiti per circa 1.300 euro al mese, che è la cifra magari più alta di questo reddito, e li scendendo, cioè noi siamo veramente l'ultima ruota del carro, cioè noi facciamo tutto quello che ci chiede l'Europa in peggiorativo, ma tutto quello che l'Europa fa e ci chiede migliorativo ce lo dimentichiamo. E sottolineo una cosa importantissima che vi dice adesso Nunzia, il Movimento 5 Stelle che cosa sta facendo in Europa a proposito del reddito di cittadinanza, perché questa è una conquista nazionale del Movimento 5 Stelle, grazie a Nunzia che sta facendo questo. No, esatto, e proprio era uno stimolo anche dalla chat, si chiedeva proprio questo a Nunzia, di parlare di questa sua proposta a livello europeo. Esatto. Sì, sono, come sapete, non tutti lo sanno, ma io faccio parte del Consiglio, Assemblea del Consiglio d'Europa, che è un'assemblea non solo europea, ma che coinvolge 47 stati, che si occupa, è quella che elegge la Corte Europea dei diritti dell'uomo, per intenderci, e che si occupa di tutela dei diritti, è quell'assemblea che ha scritto la Carta Sociale Europea. E io in seno a quell'assemblea ho presentato una mozione, la mozione è stata accettata dal bureau, cioè dalla presidenza, assegnata alla commissione di riferimento, che è la commissione affari sociali, perché è una sorta di parlamento, si comporta come un parlamento, della commissione affari sociali io ne faccio parte, e ho ottenuto di essere io la relatrice di questa mozione, che è una mozione sul reddito di cittadinanza in tutti gli stati europei, cioè che ci sia una misura in tutti gli stati europei. E l'intendimento è quello che la mozione, il rapporto arrivi a una risoluzione votata dall'assemblea e che il reddito di cittadinanza possa essere inserito nella Carta Sociale Europea e poi comunque portato dal Consiglio d'Europa al Parlamento Europeo, perché si sta parlando insieme Parlamento Europeo e Consiglio d'Europa recepire ciò che è stato inserito nella Carta Sociale Europea, quindi è un primo passo affinché vi sia una unica misura per tutti i cittadini europei, perché se siamo in Europa siamo una comunità e allora tutti i cittadini e tutte le nazioni devono avere pari dignità, quindi non ci può esistere una nazione in cui il reddito di cittadinanza non c'è. Ecco, è perché noi vogliamo quell'Europa, vogliamo che l'Europa diventi una comunità, vogliamo che l'Europa ragioni su misure che appartengono a tutti i paesi, e questa potrebbe essere una misura davvero che si possa portare in Europa e la si possa votare. Sarebbe l'ennesima conferma che noi siamo non solo critici nei confronti di quella politica europea che si occupa unicamente della finanza, ma che si vuole occupare invece dello stato sociale dei cittadini, delle esigenze dei cittadini, soprattutto delle difficoltà dei cittadini. È una cosa meravigliosa, credo, questo Nunzia. Un'altra cosa volevo dirvi, ritornando alla Lucchini, io ho letto che per quanto riguarda lo stabilimento di Trieste, confermatevi se è così, ci sarebbe questo potenziale acquirente italiano e questo modificherebbe quantomeno la situazione di Trieste. Però io mi chiedo, ma è possibile che ci dobbiamo sempre attaccare a qualcuno che arrivi e che salvi una situazione che non esiste, in realtà un piano vero industriale di largo respiro? Ma lo stesso presidente della Federacciai nazionale si sta lamentando che da anni non si fa un tavolo di lavoro per quella che è la siderurgia nazionale, non siamo noi che lo diciamo, sono gli stessi diciamo gestori di questo settore, che poi non è neanche possibile legarla a quello che è una realtà nazionale quanto quella che è una realtà europea. Esatto. Noi purtroppo dobbiamo renderci conto che è tutto molto legato a quello che è un fatto di produttività interno, ma anche e soprattutto a quello che è un mercato finanziario europeo, cioè io non posso essere non posso fare una politica siderurgica nazionale non prendendo in considerazione quello che avviene nel resto dell'Europa. Noi ricordiamoci che abbiamo dei colossi giganteschi, la Thyssen in Germania,
che sta svuotando vabbè, anche quelle che sono le nostre aziende legate al siderurgico. Guardiamo la Berco, noi ci siamo trovate, io e Nunzia, l'anno scorso a far parte dei loro tavoli di trattative al MISE. Siamo state buttate fuori. Ci hanno anche buttato fuori tutte e due, tanto per dirne una. Il dirigente del Ministero del Lavoro, che è il dottor Castano, ci ha gentilmente buttate fuori dicendoci che era un tavolo privato. E quindi niente, siamo andati via. Sta di fatto che noi ancora aspettiamo, perché ci aveva promesso la telefonata del sottosegretario De Vincenti per spiegarci cosa sta avvenendo alla Berco. Noi ancora aspettiamo la risposta del sottosegretario, così quindi, come aspettiamo la risposta del ministro del lavoro Poletti e di nuovo del sottosegretario De Vincenti sulla questione Lucchini di Piombino, che contattiamo persone, ripeto, che contattiamo dal 10 di marzo l'uno e da 15 giorni l'altro, e non abbiamo alcuna risposta. Quindi questo è un governo che agisce per conto proprio, cioè loro fanno le cose per conto proprio, non si sa che cosa stanno facendo, cosa stanno programmando. Se la programmazione è questa, se la programmazione è il decreto lavoro, se questo è il primo decreto che loro sono stati capaci di partorire, e allora non ci siamo proprio. Cioè, questa è la demolizione dell'Italia. Ecco, e un'altra cosa, siete state chiarissime naturalmente, un'altra cosa, se io dicessi, faccio mio un commento che ho letto sempre su un quotidiano, che l'Europa ha interesse che l'Italia dalla seconda posizione in ambito del mercato siderurgico perda posizioni proprio perché vengano acquisite e conquistate da altri paesi, è una cosa secondo voi corretta o no? Cioè, c'è interesse da parte dell'Europa che sul siderurgico l'Italia perda posizioni, perda potere? Allora, che ci sia interesse da parte dell'Europa a far perdere potere all'Italia, io non lo so. Comunque è una posizione assolutamente sbagliata, perché se siamo nella comunità europea o se siamo nell'Unione Europea, l'Unione Europea economicamente valida e forte si fa sulla forza di ogni singolo Stato. E se la siderurgia non è il campo in cui si vuole investire in Italia dal punto di vista economico e per l'Europa, vuol dire che l'Italia si deve mettere a tavolino e capire quali sono i settori in cui investire. Io personalmente un piccolo comparto di qualità tecnologicamente alto inerente alla siderurgia in Italia lo manterrei. Questa è la mia opinione personale, e per poi valorizzare tutti gli altri settori. Ma ripeto, è quello che dicevamo prima, bisogna sedersi e capire cosa ci serve, che cosa è, innanzitutto vedere in modo lungimirante l'economia globalizzata, che cosa sta portando, che cosa sia in Europa, andare in Europa, per questo è importante che ci siamo, per dare dignità ad ogni singola nazione, anche dignità economica, soprattutto dignità economica, perché qua parliamo purtroppo di dimensioni economiche, e rivedere il piano interno. Se così non fosse, ma anche se ci fosse un'azione tesa a ribasso nei nostri confronti, ma sarebbe positivo neanche per l'Europa, perché cosa se ne fa l'Europa di un solo Stato, due sole nazioni forti, e gli altri invece in preda e in balia dell'economia globalizzata e della schiavitù? Se posso aggiungere una cosa proprio legata al siderurgico, dobbiamo anche ricordare una cosa importantissima, che in questi anni in Italia, non essendo state fatte delle politiche non solo legate alla siderurgia, ma soprattutto legate all'ambiente, cosa che la siderurgia in Italia ha ucciso, perché se vediamo l'esempio di Taranto, dell'Ilva, l'esempio di Piombino stesso, l'esempio di Bagnoli, noi viviamo in un territorio dove la siderurgia ha creato praticamente delle zone distrutte dal punto di vista ambientale, nell'acqua, nella terra, nell'aria, mentre invece altri paesi lungimiranti, per esempio l'Austria, è riuscita a creare dei poli siderurgici con impatti ambientali ridotti al minimo. Ci abbiamo Linz, se non ricordo male, che sta producendo acciaio con dei sistemi innovativi a bassissimo innovazione di ricerca. Ecco, cosa che in Italia non è stata fatta, cioè l'innovazione, la ricerca e la, la,
diciamo, una politica volta a quelli che sono i miglioramenti, non solo produttivi ma proprio ambientali, non sono state fatte. Quindi è mancato proprio un progetto di lunga durata, di lunga gittata, esatto. Cosa che vale non solo per il lavoro ma per tutto il resto. Noi viviamo alla giornata da anni in questo paese, in emergenza. Più di 20 anni, e questa è la cosa che ci ha penalizzato maggiormente. Infatti, lasciatemi passare questa battuta per chiudere, infatti noi utilizziamo la decretazione d'urgenza proprio per mettere una toppa a queste situazioni d'emergenza. La mia di prima voleva essere una provocazione, secondo me si sta continuando con questo piano politico di questa classe politica incompetente, corrotta, asservita ai poteri forti, che sta svendendo interi settori perché non è stato fatto a suo tempo una giusta riconversione. Ragazze, allora, Sara e Nunzia, io allora mi complimento con voi, siete state carine, disponibili, competenti, avete ricevuto un sacco di commenti e complimenti positivi sulla chat, non so che dire, sono le 20:06, io avrei continuato fino alle 24 con voi perché avremmo trovato temi di cui discutere. Vi do un fortissimo abbraccio, sicuramente non è la prima e non sarà l'ultima volta che sarete ospiti qui da me sulla cosa, e buon appetito e grazie. Ora lavoriamo, abbiamo il decreto da dover attenzionare, chissà fino a che ora. Abbiamo già il progetto di una pizza insieme, già me l'è fatta a casa, e di lavorare fino a tardi. Allora buona pizza più tardi, io sono sicuro che vinciamo noi. Grazie mille ancora. Grazie, ciao, grazie a voi. Ciao ragazzi.